è come un figlio per me. È fissata per questa mattina l'ultima udienza del processo di primo grado a carico di Andrea Piazzolla per circonvenzione d'incapace nei confronti di Gina Lollobrigida. Fare dei regali ad Andrea riguarda me. Andrea Piazzolla è colpevole o innocente? Lui si difende dicendo che dall'attrice aveva ricevuto soltanto regali, 600.000 euro, in virtù del rapporto particolare che esisteva tra loro. Oggi verrà comunicata dal giudice la data della sentenza. Sono cose vecchie, escono fuori così, tutta una sorpresa, no? Per quale ragione? Di certo non è per farmi piacere. La signora era titolare di conti correnti, hanno registrato numerosissime operazioni anche per importi molto molto consistenti. Stiamo tentando di ricostruire movimento per movimento quale sia stata la sorte di questi soldi. 3 milioni di euro, questa è la cifra altisonante che l'uomo avrebbe sottratto all'attrice nel corso degli anni, appartamenti, auto di lusso e cospicue somme di denaro. Giovanna, a te. Buongiorno Eleonora, sì, tra poco meno di un'ora, alle 11.30 ci sarà l'ultima udienza di questo lungo processo che è iniziato nel 2020 a carico di Andrea Piazzolla per circonvenzione d'incapace. Noi siamo in attesa degli avvocati che dovrebbero arrivare a momenti, gli avvocati Gentiloni e appunto di Milko Skofic e di Rigau, e l'avvocato Morlacchini che invece difende Andrea Piazzolla. Andrea Piazzolla l'abbiamo incontrato proprio domenica scorsa, lo avete visto nell'intervista. Era molto scosso, ci ha anticipato che oggi non sarà presente, non ci sarà neanche Milko Skofic, invece saranno presenti quando appunto verrà pronunciata la sentenza attesissima in quella data che dovrebbe essere tra fine maggio e inizio giugno. Sì, arriverà dalla Spagna anche Rigau, che appunto aveva comunicato sì, che appunto dopo la sentenza avrà diverse cose da dichiarare. Allora, oggi c'è molta attesa, naturalmente ci potrebbe essere un ulteriore colpo di scena, speriamo di no, perché è in corso uno sciopero dei penalisti, quindi insomma gli avvocati potrebbero anche astenersi, ma speriamo che, e quindi ci potrebbe essere un ulteriore rinvio, ma speriamo che non sia così. Noi sappiamo dagli avvocati Gentiloni che saranno presenti e anche dall'avvocato Morlacchini che comunque arriverà e davanti al giudice comunicherà o meno se deciderà di astenersi, speriamo di no. Aspettiamoli. Intanto mando questo pezzo che hai fatto di racconto di questo processo che è durato tantissimo, tantissimo tempo. Mi sentite? È un processo che è durato molto tempo, 3 anni, in cui hanno testimoniato quasi 30 persone. Mancava l'ultima testimonianza, quella di Alessandro Locascio, il manager di Gina Lollobrigida. Purtroppo Alessandro è deceduto. E allora guardate. Hai anche parlato dei regali che ti aveva fatto Gina, dei regali importanti, lei l'aveva fatto. Ha dato il suo tempo tutti i giorni della sua vita e per quello che io ho potuto vivere con lei è per me il regalo più grande. Dopo 3 anni il processo ad Andrea Piazzolla è giunto all'ultima udienza. L'ex assistente di Gina Lollobrigida, 37 anni, per 12 il suo braccio destro, è accusato di circonvenzione di incapace. Secondo il figlio dell'attrice, l'ex marito avrebbe sistematicamente dilapidato il patrimonio della diva, allontanandola dai suoi affetti. Nel 2018 l'inizio delle indagini preliminari, 2 anni dopo l'apertura del dibattimento. Una trentina i testimoni sfilati davanti al giudice monocratico a Piazzale Clodio. Sono stati ascoltati Milko Skofic, Rigau, seguiti da una lunga serie di collaboratori della Lollobrigida. Hanno deposto soltanto dopo la scomparsa dell'attrice il suo cardiologo, Ruggero. Lei avrebbe dato tutto al figlio se fosse rientrato. In caso, diciamo, diverso, invece era disponibile ovviamente a non dargli assolutamente nulla.
ascoltata anche la madre di Andrea Piazzolla, Concetta. Andrea sostituì la figura della nonna che aveva perso da poco con quella della Lollobrigida. Le sue parole: avrebbe dovuto testimoniare a fine marzo anche il manager Alessandro Locascio, prematuramente scomparso. La sua testimonianza resa in sede di indagini preliminari è stata comunque acquisita e avrà il suo peso nella decisione del giudice. La sentenza è prevista tra fine maggio e inizio giugno. In caso di condanna, Piazzolla rischia dai 2 ai 4 anni di detenzione, oltre ad un risarcimento danni. Eccoci qua, chissà che cosa accadrà oggi, è un'udienza importantissima, fra l'altro fra poco manderò in onda tutto quello che è accaduto ieri pomeriggio durante l'inventario di quella villa, questa bellissima villa sull'Appia dove per tanti anni ha abitato Gina Lollobrigida e dove Francesco, tu spesso ci sei stato in questa abitazione dove c'era anche, viveva anche Andrea Piazzolla. Per anni ho frequentato Gina, tu lo sai, l'ho sempre raccontato anche in questa trasmissione, conosco bene Andrea Piazzolla. Oggi ci sarà quest'ultimo inventario, parliamo di un patrimonio molto vasto, no? Già la villa di Gina Lollobrigida è un monumento per il cinema, per l'arte, e poi tutte le sculture, i suoi ritratti, le fotografie. Insomma, adesso bisogna capire quello che accadrà dal punto di vista giudiziario. Quello che accadrà oggi è molto importante, è un'udienza chiave. La sentenza, come abbiamo detto, dovrebbe essere messa più o meno tra un mese e mezzo e ricordiamo che comunque stiamo sempre parlando del primo grado di giudizio, quindi c'è la presunzione di innocenza fino al terzo grado. Lo voglio ricordare a tanti ascoltatori che ci seguono e che leggono magari sui siti e sui giornali tante cose che raccontano molti colleghi. Andrea è stato un uomo molto importante, un personaggio molto importante nella vita di Gina, perché ha in qualche modo ricoperto un ruolo chiave, è stato vicino all'attrice per più di 10 anni, l'ha accudita. Io non credo, l'ho sempre detto, che l'abbia allontanata dagli affetti più cari. Gina ha frequentato i suoi amici di sempre, ha festeggiato il suo compleanno il 4 luglio ogni anno con attori, personaggi dello spettacolo. Chiunque bussava alla porta dell'Appia antica in via Pomponio Attico, Gina, da quello che io so, da quello apriva, che ho sempre raccontato, apriva a tutti. Per cui credo sia anche un po' assurdo ancora continuare a parlare di una donna allontanata dagli affetti più cari. Ha ricevuto la stella d'Hollywood qualche anno fa e lo ha fatto proprio con un bagno di folla. Non era una donna che viveva in solitaria. Parlando in anche in francese. Perfetto. Anche in francese, voglio dirlo. Sì, però Hollywood ha parlato in inglese. Ha parlato in inglese, sì, sì, ma lei parlava tre lingue e parlava... Sì, sì, e parlava con tutti in inglese, in francese e in spagnolo. Beh, quindi certo, lei studiava i suoi film e ci teneva a farlo nelle varie lingue. Lucidissima. Allora, vediamo un po', perché la domanda oggi, buongiorno all'avvocato Sgro, la domanda è questa. Ieri noi abbiamo visto tutto quello che è accaduto insieme a Giovanna Savini rispetto all'eredità e all'inventario, che se non sbaglio dovrebbe essersi concluso l'inventario. È stato molto lungo, i beni erano tantissimi, sono stati tutti inventariati e bisognerà capire adesso che cosa farne, soprattutto di quella villa. Ora, se fra un mese e mezzo ci fosse una sentenza di condanna in primo grado verso il Piazzolla, a quel punto gli avvocati di Mikko Skofic e poi di Rigau, di colui che si definisce ancora sposo di Gina, ma non ci risulta lo sia, almeno da quello che dice l'avvocatessa Sgro, che lavora per la Sacra Rota, ma comunque gli avvocati che cosa potrebbero fare? Gli avvocati potrebbero impugnare il testamento e chiedere che l'eredità a quel punto passi tutta e totalmente al figlio Milko. Vediamo che cosa è successo ieri. Abbiamo terminato di inventariare i beni all'interno della villa. Dopo 2 mesi di lavoro scrupoloso e paziente, il cancello verde della villa sull'Appia di Gina Lollobrigida ieri si è chiuso. Tutti i beni della diva custoditi nel suo scrigno dei segreti sono stati catalogati sotto l'occhio attento del notaio e dei legali degli eredi. Oggi che cosa avete inventariato? I tappeti e altri oggetti artistici, archeologici. Poca roba, insomma.
Valore? Scarso valore. Il valore è scarso, nonostante la notorietà, c'è poca roba di valore, insomma, strano. Ora si passa alla fase successiva, verrà stilato un altro elenco, quello delle eventuali insolvenze dell'attrice. I debiti pare siano molti. Adesso si apre una fase che è appunto quella della chiusura vera e propria dell'inventario, con una formazione allo stato passivo, la decisione sull'eventuale vendita di alcuni beni ereditari per pagare i debiti che sono gravanti sull'eredità, perché purtroppo ci sono diversi debiti da pagare. Si era parlato per esempio di un dentista non pagato, c'è anche un onorario di un legale storico della Lollobrigida anche, che deve essere ancora liquidato. Insomma, ma secondo lei come mai la Lollobrigida non aveva provveduto prima a pagare tutti questi debiti? Guardi, come lei sa, io sono entrato in questa vicenda come notaio dopo l'apertura della successione. Adesso poi c'è anche il problema dell'elettricità, che è un debito per l'appunto, e finché non viene pagato non possono rifare l'attacco, ma noi non lo possiamo pagare finché non faccio la formazione allo stato passivo. Si parla di 30.000 euro di elettricità insoluti all'incirca? Io ho una fattura di 4-5.000 euro. Lei si riferisce sicuramente a tutta una vicenda col precedente gestore, che era un precedente gestore, senza che facciamo i nomi ai gestori coinvolti, e quindi anch'essa era una vicenda precedente alla mia entrata in scena in questa vicenda. Che però va pagata anche quella, sì. Occhio che la Lambertucci mi si è infuocata stamattina. No, mi sono infuocata perché è inutile che continuiamo a sostenere che era incapace di intendere e di volere, ma non è vero. Eleonora era una donna di una lucidità, ma anche di una volontà. Lei non era una manipolabile, Ma come si fa a dire una cosa del genere? È impossibile dirla. Non è che io mi infuoco, poi ovviamente il tribunale prenderà le sue decisioni. Però pensare di dire di Gina Lollobrigida che era incapace di intendere e di volere, che è stata manipolata, dice perché era fragile e sensibile. Gina era una donna di grandissima energia. Non si può sostenere una cosa del genere. No. Ora poi io non è che voglio difendere Piazzolla o Mirko. Sono completamente al di fuori da questo tipo. Non posso sentire dire delle cose su Gina Lollobrigida che non sono vere. Però queste situazioni incistano in un vuoto affettivo, scusatemi, cioè nel senso che probabilmente c'è il vuoto affettivo. Non so che tipo di vuoto affettivo. Avvocatessa, fatemi parlare l'avvocatessa, vi prego, che lei sa tutto. Avvocatessa Sgro. Posso dire, ho sentito che ovviamente è giusto quello che stanno dicendo, ovviamente ci mancherebbe altro che adesso, insomma, dopo l'attivo va indicato anche il passivo per identificare qual è il relictum totale. Però per quanto di mia conoscenza, su alcuni debiti, per esempio con un precedente avvocato, se è quello che so io, ovviamente non facciamo nomi, lei volontariamente decise di non pagarlo perché non aveva apprezzato l'attività che aveva fatto, e fu una scelta sua legittima, se si riferisce a quella vicenda che mi è nota e che lei mi raccontò. Quindi anche su questo lei fu lucida, se ripeto si tratta di una parcella di cui mi raccontò, nel dire non la pago perché le cose non sono come dice, il lavoro non è stato fatto. Questo, cioè lei, alcune vicende rispetto a questo me le raccontò direttamente lei, però dico, se è quella che dico io come vicenda. Vabbè, però non è che uno può così liberamente dire no, non lo pago più perché a fronte di un servizio erogato. No, quello che voglio dire io è che... No, sto dicendo... No, io non entro nel merito... Quello che voglio dire è che se è la vicenda che conosco io, è una vicenda molto complessa che andava avanti da anni, per cui quel debito risulta dalla volontà ferma di voler fare chiarimento su quella posizione, questo intendo dire. Ok. No, io credo che però il punto, la collega Sgro fa un'analisi attenta come sempre e anche intelligente, però il punto è questo, al di là di quello che può essere un sentimento di pancia che ci porta istintivamente a dividerci in Guelfi e Ghibellini, a difesa o a fare l'accusa. Il problema è questo, ed è difficile il ruolo dei magistrati in questo momento e di chi dovrà giudicare,
Perché vedete, certo, il fatto che si sia affezionata ad una persona non, è facile, non implica che automaticamente tutto quanto quello, esatto, che lei abbia fatto sia stato un atto riconducibile a una volontà effettiva. L'analisi che loro fanno, e guardate, vi assicuro, è difficilissimo. Bravo. Nei processi è difficilissimo verificare questa cosa. Questo è vero. Perché se anche per un solo istante, per un solo momento della sua esistenza, lei è stata indotta ad assumere delle decisioni sulla base di un condizionamento, anche per un solo istante, e allora c'è la prefigurazione di un fatto delittuoso. Ora nessuno di noi è depositario della verità, ma non è mica facile però, dimostrarla, però allo stesso, altrimenti corriamo il rischio di dire che tutto quello che lei ha fatto, per come la conoscevamo, sicuramente è fatto da una persona sui compost, e tutto quello che non ha fatto è perché lo ha deciso. Io ritengo che se ci sia il processo e se si è superato il vaglio dell'udienza preliminare, bravo, e se c'è un dibattimento, qualcosa da chiarire c'era. Bravo. Ed è rispetto, bravo, a questo, da chiarire, sì, ma che io non mi sento di assumere una posizione assoluta. Però vi faccio un esempio, lo dissi già l'altra volta. Io non ho la sua età, mi auguro di arrivarci, ma a 58 anni vedo che le leve del mio condizionamento emotivo sono molte più basse rispetto a quando avevo 30 anni, perché ci si affeziona di più, perché ci si lega di più. In questo legame ci può essere una volizione che è frutto di una volontà libera, ma alle volte si può essere condizionati anche dalla paura di perdere quella persona, e si è portati a voler conquistare quella persona attraverso delle dazioni. In questo senso quella dazione è libera? Non lo so, lo deciderà la magistratura. Però io vorrei aggiungere una cosa. Bravo. Sì, avvocatessa. Sì. Dico, è vero quello che dice il collega, ha perfettamente ragione, ma ciò non significa che tutte le attività che noi svolgiamo, nelle quali ci sono delle componenti affettive, in qualche modo ci condizionano. Cioè bisogna stare veramente tanto attenti. Tutti facciamo delle cose in virtù di un coinvolgimento affettivo rispetto a qualcosa, perché vogliamo bene, perché odiamo, perché lo facciamo per altri sentimenti. Dico, la linea, cioè l'asticella qui, in questo caso specifico, è molto, ma molto più alta. Lei non era incapace, non è stata dichiarata incapace, per cui il discernimento da parte del giudice prevede, diciamo, parametri molto più alti e molto più attenti. Quello che abbiamo detto, sì, è giusto, è proprio questo. E la circonvenzione di incapace è questo, non è una incapacità in assoluta, è approfittare di una situazione particolare in un determinato momento storico. Ed è questo il compito del giudice, Giovanna, e dice bene la collega. Gli avvocati, guardate che è difficilissimo dimostrare una circonvenzione incapace ad un processo. Complicatissimo, ce ne siamo occupati tante volte. A te, Giovanna. Sì, Eleonora, non sono ancora arrivati, noi siamo proprio all'esterno, siamo in attesa di incontrarli. Volevo fare semplicemente una precisazione. Noi ieri abbiamo chiesto al notaio, rispetto a questi debiti, una notizia che ci ha molto colpito, il fatto che appunto Gina Lollobrigida abbia tanti debiti. Abbiamo chiesto appunto se sia stato pagato o meno questo onorario di circa 1 milione di euro, di cui lo stesso Andrea Piazzolla aveva parlato nei giorni scorsi alla stampa. Aveva appunto raccontato che rispetto a i 4 milioni di euro ricavati dall'asta dei gioielli, aveva specificato che 1 milione di euro erano stati utilizzati per pagare l'onorario di un'avvocatessa storica di Gina Lollobrigida. In realtà c'era stato un processo in sede civile, arrivato al terzo grado di giudizio, la Cassazione aveva condannato Gina Lollobrigida al pagamento di questo 1 milione di euro, quindi in terzo grado di giudizio avrebbe dovuto pagarli. In realtà ci risulta, perché nelle carte processuali, che non sia stati liquidati tutti questi soldi, quindi manca una parte che sicuramente poi dovrà essere pagata insomma a breve, nel momento in cui verrà stilato l'elenco di tutti i debiti. Allora, più o meno secondo te quando arriveranno gli avvocati? Intanto vado avanti con la scaletta. Allora, l'udienza dovrebbe iniziare alle 11.30, quindi potrebbero arrivare da un momento all'altro, manca ancora mezz'ora. Sì, se arriveranno io vi richiederò naturalmente la linea immediatamente. Hanno chiuso l'inventario ieri? Hanno chiuso l'inventario? Sì. Sì, Eleonora, l'inventario dei beni della villa è terminato, come ci ha appunto confermato anche il notaio. Allora, ci vorranno insomma alcuni giorni per stilare l'elenco, che poi sarà pubblico, e quindi poi naturalmente tra circa 2 settimane potremo leggere insomma tutte le cifre. Va bene. Allora, teniamo aperto per favore collegamento
con una finestrella, non so, aiutatemi come possiamo fare in diretta, così capiamo appena arrivano gli avvocati delle controparti, allora noi ti diamo la linea, Giovanna, va bene? Sperando che questa sirena e l'arma finisca. Allora, avvocatessa Sgro, intanto grazie e complimenti per le sue tende. Sono molto belle. Sono in un albergo, quindi... Questo ho trovato, scusatemi. No, a me piacciono, mi piacciono, anzi mi dirà dove le ha comprate. Grazie. Ciao. Grazie a Francesco. Francesco, volevi aggiungere qualcosa? Ma soltanto che insomma aspettiamo quello che accadrà, i processi si fanno in tribunale, per cui vediamo quello che deciderà il giudice, come dicevano gli avvocati in studio, e come dicevi tu è molto difficile poi definire il filo rosso tra la circonvenzione incapace e la volontà di fare delle donazioni, fare dei regali, è molto complicato, molto complesso, quindi staremo a vedere quello che accade. Vedremo. Beh, guarda, veramente siamo molto curiosi, anche perché ho seguito tutta questa vicenda da anni. Tu lo sai, insomma, cos'era, 2015? Sei stata la prima, 2015. Sei stata la prima comunque a seguire tutto, quindi... No, da quando sono partite poi le denunce, insomma, anzi, prima, perché poi le denunce sono partite nel 2016. Allora, attendiamo, Giovanna... Sei in onda, in qualsiasi istante mi richiedi la linea. Cosa facciamo? La mettiamo nel monitor qua in studio? Qua, così appena vedo qualcuno lo chiamo? Mi fate questa cortesia, grazie.